Nel video precedente è cominciato il quinto appuntamento di Gnabry con una ragazza amante del fitness e a cui è stato difficile tenere testa. Cioè, secondo me sei sottonissimo tu, No. Come no? Dove mi dai questa impressione? La situazione era tragica, ma grazie ad un aiuto totalmente inaspettato, la serata finisce bene. E la ragazza di nome Silvia propone a Gnabry una seconda uscita. Questa volta in palestra, dove avverrà il verdetto definitivo. Riuscirà il nostro eroe a fidanzarsi con Silvia? Ok ragazzi, è arrivato il giorno del secondo appuntamento e come potete notare ho tagliato i capelli perché lei ha appunto detto alla cena che gli piacciono i tagli più aggressivi e infatti stamattina sono andato dal barbiere. Speriamo che questo nuovo taglio mi aiuti a fare ancora più colpo su di lei. Ragazzi, taglio finito, guardate qua che spettacolo. Mamma mia quanto sei buono Gnabry. Quindi se rimorcherò è grazie a Revolution Barbershop a Bologna. È arrivato il momento di andare in palestra. Allora, partiamo male, mi ha appena scritto, ha detto che è in ritardo di ben mezz'ora, quindi non è un buon inizio. Questa cosa dopo sicuramente gliela farò pesare, però intanto stiamo qui ad aspettarla. Ok ragazzi, l'ho vista, sta arrivando, guardate qua. Ciao! Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Anch'io. Un outfit molto particolare, ci sta. Ti piace? Beh, andiamo su. Vai, vai, ci alleniamo. Già oggi sono andato 5 volte in palestra, questa è la sesta. Addirittura? Sono palestrato io. Vedo. Comincia la mia seconda chance. Inizio subito a farle pesare del suo ritardo, così che possa sentirsi in colpa. Grazie. Però hai fatto ritardo di mezz'ora, questa... Vabbè, le donne si fanno desiderare, dai, si sa. Ti vediamo un po' oggi, se superi la seconda prova... Anche te devi superarla, non è che sono solo... Vabbè, ma io l'ho superata, dai. Saliamo le scale e prima di andare ad allenarci ci salutiamo davanti all'ingresso degli spogliatoi. Io quello maschile e lei quello femminile. Ma mentre mi stavo cambiando, succede una cosa inaspettata. Allora! Ho visto il primo appuntamento! E per tutto l'appuntamento comandava lei. Questa volta devi essere tu a comandare, devi essere tu a prendere le redini. Lei ha detto nell'altro appuntamento che le piacciono quelli con i muscoli. Sei bello, ce l'hai, hai un bel fisico, fallo vedere. Aha, ecco qua. Oh, mi raccomando, vai che ti aspetta. Vai. Dai, in bocca al lupo, vai. Ti guardo. Vai. Eccoci qua. Eccoci, cambiati. Da dove iniziamo? Riscaldiamoci un po'. Tu cosa fai di solito? Ma io tapiro l'ano, comunque muovo le gambe, diciamo. Muovi le gambe, ok. Sì, e se proviamo questo, tipo? Iniziamo col primo macchinario e durante il riscaldamento decido di rivivere la cena passata insieme a lei. Ci ho pensato tanto in questa settimana. Ah sì, mi hai pensato? Ne hai mai pensato? Sì, dai. Soprattutto la tua battuta del petto di pollo. Ah, quella... Certo, poi con il pollo, sai, si sviluppa il petto. Petto di pollo. Ce la fai? Tiro la mano? Ecco. Qual è il muscolo che preferisci in un uomo? Domanda difficile perché ce ne sono tanti, però il petto. Il petto? Sì. Io lo faccio tutti i giorni. Vuoi toccare? Sì, no, ma si vede, dai, abbastanza. Allora andiamo a far petto? Dai, andiamo a allenarci così vediamo un pochino. Va bene. Ci dirigiamo quindi verso il mio esercizio preferito, la panca piana. Lascio la mano qua sopra, L'emozione, dai. L'esercizio proseguiva a gonfie vele, non sentivo nessuna fatica, ma poi lei decide di sfidarmi. Ma questo è il tuo massimo? Secondo me si potrebbe aggiungere almeno altri 10 e 10. Va bene. Ok, carichiamo? Vai, carichiamo. Sicuro? Sicuro, sì, ma sai, io volendo posso anche caricare te sopra volendo, cioè. Ah sì? Per me non è un problema. Prometto che se ti vedo troppo in difficoltà ti aiuto, dai. Non ce n'è bisogno, tranquillo. Vediamo un po'. Devi farne 10, Ok. 2. La sbarra era diventata pesantissima, ma con tutta la forza che avevo in corpo ero deciso a non mollare. 6, devi tenerlo un po' più dritto però, un po' storto. 7, dai, facciamo che ti aiuto un po'. 8, 9, 10. È stato un bel aiuto. Sì. Missione compiuta. Questa volta sono io a seguire Silvia, che mi porta in una stanza piena di pesi. L'esercizio che mi fa vedere è uno dei suoi preferiti, squat con manubrio che esegue alla perfezione.
Dopo averlo eseguito però mi sfida per la seconda volta. Io invece voglio metterti in difficoltà. Tu fai lo squat con me in braccio. Sì, eh? Ok. Vediamo se la superi. Va bene, va bene. Vai. Sei sicuro? Sali, sali. Anche se fallisci è un problema, eh. Vai. Vado. Ah, voilà. Aspetta, vai. 3, 2, 1. 1. 2. Non c'è 2 senza 3. Vai. Vabbè, arriviamo a 10. Ultimo. 10. Bravo! Mi è stupito, ammetto! Io con te sopra allenerai i gambi tutti i giorni. Vabbè, bravo! Adesso? Dopo i primi esercizi decido di portarli in un angolo appartato della palestra per riposarci, ma soprattutto per farle una domanda che iniziava a ronzarmi in testa già da un po'. Ah, comunque volevo chiederti, siccome l'altra volta all'appuntamento hai detto che magari ti piaceva mostrarti tutte queste cose, cioè perché magari ti piace mostrarti agli altri, magari allenare il culo per essere più bella o comunque farti vedere, notare di più? Vabbè, perché sono già bella, allenando anche la pesca divento ancora più bella e quindi ovviamente una cosa bella va mostrata. Cioè se tu compri un gioiello cosa fai? Lo tieni nascosto? Comunque allenando la pesca diventi anche più fresca. Era un vecchio detto di un anziano saggio. Beh, sì, comunque, cioè, non è che sono vanitosa, è che t'ho detto, sono bella e quindi bisogna mostrare. Ok, ma quindi anche, tipo, se fossi fidanzata, ti mostreresti allo stesso modo agli altri o...? Sì, mi mostrerei anche di più in realtà. Ah. Perché così il mio ragazzo si ingelosisce e capisce che deve sempre stare sul pezzo con me. Cioè, non deve abbassare la guardia, capito? Ti dà fastidio? No, no, dico solo, ci può stare, cioè, ognuno la pensa come vuole. La risposta non mi è piaciuta molto e iniziavo a nutrire dei seri dubbi su di lei. Per l'ultima parte dell'allenamento decido di portarla in una sala solo per noi due. Voilà. Grazie. Prego. Wow, non c'è nessuno. Qua è la sala dove di solito... Di solito? Ci si allena da soli, cioè da soli in due, ovviamente. Ah, no, non vorrei che gli altri ti guardassero troppo, sai che cioè, potrei diventare un pochino geloso, non troppo però. Inizia lei con i suoi pesi da 2 kg, poi arrivo io che con i miei 12 kg mi stavo impegnando al massimo per cercare di fare colpo. Ma poi lei per l'ennesima volta mi sfida e mi chiede di aumentare il peso ancora di più. Sì, beh, diciamo che mi aspettavo qualcosina di più, però... Niente, scusa, guarda che dici, te. È duro o no? Sì, più o meno. Allora facciamo così. Adesso ne prendo 2 da 18. Se faccio almeno 10 ripetizioni, mi dà un bacio sulla guancia. Se volevo 12, 18 è difficile, quindi la sfida arda per me. Pesa, Devi va ripiare. Bene, vai. Aspetta, no, è che si è bloccato il braccio. Ok, sì, dai, riproviamo. Allora, prima dal destra. mi sa che... No, c'è scritto 18, ma in realtà è 28. C'è un errore di fabbrica. Sì, Come fai a non tirare su questi? Questi sono pesi per i bambini. Qua, qua. 1, 2, 3, 4. Ma che qua? Sì. Ma che braccio c'è? Arrivato Isaac che gli sollevava come stuzzicadenti, ho capito che avevo fatto una brutta figura. Va bene. Devo darlo a lui il bacio, mo? No, guarda, io sono bravo amico. Per fortuna Isaac aveva un piano B. Ma quindi, cioè, avete finito? Sì, questa era l'ultima prova. Cardi lo fate stasera. Esatto. Ma vi propongo un'ultima sfida. Cioè? Perché sapete, in una coppia ci vuole sintonia, ci vuole chimica. Ok. E quindi io adesso vi insegnerò una piccola coreografia di coppia. Ti piace ballare? Si balla. Con te si balla. Si balla. Ok. Allora, siamo pronti? Prontissimi. Ok, questo è l'ultimo esame. Ora ti faccio vedere cosa dovrai fare tu. Sì. Dove dovrai mettere le mani. Occhio, occhio. La mano sinistra qua dietro, ok? E dopo aver passato 20 minuti ad insegnarci la coreografia di ballo, questo è il risultato finale. Da soli, vi lascio da soli. No. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e dietro. Dai. Meglio che niente, dai. Beh, direi che per oggi ci abbiamo andato. Sì, qualche prova l'hai superata, qualcuno no, però io direi basta perché sono un po' stanchino. Sì, vabbè, dai, allora andiamo a farci la doccia. Andiamo poi. Meglio, va? Voilà. È spingere, non tirare, sai. Mentre ero sotto la doccia ho riflettuto sull'appuntamento e alla fine ho capito che questa sua passione di mostrarsi agli altri non combaciava con la mia personalità. E quindi per la prima volta ho deciso che il palo l'avrei dato io. Wow.
Grazie Eccoci mille. Qua. Beh, che dire, insomma, questo secondo appuntamento. Sì, diciamo che è stato un bel appuntamento, abbiamo molte cose in comune, secondo me possiamo essere ancora più affiatati. Però fossimo fidanzati, anche in palestra ho visto molta gente ti guarda, poi sei molto appariscente, quindi è inevitabile. Questa cosa sul lungo termine mi darebbe troppo fastidio. Diciamo che per stare con una come me bisogna avere tanto carattere. A me piace troppo mettermi in mostra, quindi non potrei mai rinunciare a essere me stessa per qualcun altro. Mi dispiace. Sì, ma infatti io mica voglio cambiarti, no, ma... l'importante è che ognuno rimanga a se stesso. Potremmo rimanere però Gym Bro. Esatto. Wow. 5. Bella. Allora rimaniamo così. Sì. Un altro allenamento forse. Esatto, altro allenamento. Ragazzi, complimenti, avete fatto dei ragionamenti per me molto maturi. Intanto ciao a tutti. C'è anche Pierino. Comunque, noi ringraziamo come sempre Silvia che è venuta qua per la seconda volta. Trovate. Sì, ma adesso basta. Tutte bianche. Adesso bisogna dare un po' di colore, ok? Quindi una bella ragazza africana, una bella mulattina nera. Dai. Forse se l'ho sbagliato il colore della pelle. Esatto. Ci vuole una nera qua. Esatto, perché bianco, nero, differenza zero. Ma secondo me all'appuntamento riuscirà a essere più sincero. Speriamo che sia la volta buona. Speriamo. Noi vi mandiamo un abbraccione, ci vediamo al prossimo video.